proposta della nuova rete ospedaliera in Sicilia, firmata dall'assessore Ruggero Razza, è stata approvata in Commissione Sanità all'Assemblea regionale presieduta dalla grigentina Margherita La Rocca Ruvolo. Ebbene, secondo quanto emerge dal progetto approvato, ad Agrigento, all'ospedale San Giovanni di Dio, l'unità operativa complessa di riabilitazione è stata declassata ad unità operativa semplice. Ascoltiamo in proposito il già primario della stessa unità operativa e direttore del Dipartimento di Riabilitazione, Alfredo Zambuto, attualmente consigliere nazionale della SINFER, Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa. Da un esame del piano regionale della rimodulazione dei posti letto di riabilitazione, ancora una volta la riabilitazione in Sicilia ne esce con le ossa rotte, perché la distribuzione della rete non tiene conto di quello che è il piano regionale della riabilitazione e delle linee di indirizzo nazionali. Tutto questo ha comportato una sorta di divisione dei posti letto in ospedali che non hanno competenze né ruoli, diciamo, di rete, per cui la riabilitazione sarà soltanto un fatto cartaceo e mai realizzato. Ancora di più, la situazione è ancora più grave, specialmente nella scelta che il governo ha fatto, è quella di declassare ancora una volta la riabilitazione, e in particolar modo nella nostra provincia e ad Agrigento, per quanto attiene sia la riabilitazione come struttura complessa, che è stata istituita con la legge Mariotti nel 1975 dall'allora primario dottore Di Giovanni Ortopedico, poi il dottore Daniele, quindi è stata un'istituzione, un punto di riferimento sia per il territorio che regionale, che man mano nel tempo è cresciuta con forti investimenti regionali, sia nel piano regionale sia nei piani di investimento, nei piani operativi nazionali. Questa struttura è una struttura di eccellenza che ha creato un dipartimento e che di fatto è un punto di riferimento che sia per la regione Sicilia che per il Meridione. Io invito il presidente della commissione Ruvolo a fare un'ispezione, chiamiamola così, o una visita all'ospedale San Giovanni di Dio per capire che cos'è l'unità operativa di riabilitazione e il dipartimento che mi sono onorato di dirigere in tutto questo periodo. Noi abbiamo strutture di eccellenza, tecnologia riabilitativa di avanguardia e soprattutto strutture ambulatori di eccellenza. Diverse strutture, le cito alcune: l'odontoiatria speciale riabilitativa, l'audiologia, la logopedia, la riabilitazione dell'ipovisione, il day hospital, l'ambulatorio di posturologia clinica, una struttura di eccellenza che si è messa in rete sia con la lungodegenza che con le strutture territoriali. Quindi invito ancora una volta a rivedere la commissione, la decisione di trasformare la struttura complessa in semplice, perché non solo si fa un danno al territorio agrigentino, ma anche e soprattutto un danno ai pazienti disabili, che purtroppo sono quelli più deboli e che avranno poi non avranno le cure adeguate che necessarie per una riabilitazione completa. Questo comporta che ci sarà una drastica riduzione del personale della riabilitazione, in particolar modo fisioterapisti, logopedisti, che è un ulteriore ridimensionamento del numero dei posti letto, che ovviamente non saranno in condizione di garantire il progetto riabilitativo e conseguentemente non potranno accogliere nella propria struttura i soggetti con emiplegia dopo un ictus cerebrale o soprattutto gli anziani e i disabili con postume di frattura grave o severa. Naturalmente è comprensibile che questo ridimensionamento avrà un riflesso negativo su tutta l'utenza agrigentina. Questo è inaccettabile. Invitiamo il presidente della commissione a rivedere la sua decisione, fermo restando che la società scientifica è disponibile a un confronto leale per poter evidenziare tutte le criticità del sistema regionale e in particolar modo lo scivolone politico che la commissione ha fatto nei riguardi della riabilitazione agrigentina.